Dottore Migliazzo, partiamo dunque dal reparto di medicina. È finita la quarantena, il reparto è tornato regolarmente a funzionare? Sì, ricevuti gli esiti dei tamponi effettuati tra venerdì pomeriggio e sabato mattina sui soggetti che potenzialmente erano venuti a contatto con il dipendente risultato positivo e avuti i risultati abbiamo rifunzionalizzato l'attività del reparto individuando o de destinando due sole stanze in questo momento, per il quadro attuale, a isolamento per i pazienti risultati positivi, tutta la restante parte del reparto chiaramente ha ripreso un'attività aperta tranquillamente, ma con i limiti che in questo momento vengono dati, dalle direttive nazionali, regionali e anche aziendali. Nel frattempo si continua ad effettuare i tamponi? Sì, continuiamo a fare attività di screening su soggetti dipendenti o pazienti che nel periodo finestra in cui ha operato il dipendente risultato positivo, per quanto ci risulta dall'indagine effettuata, sono venuto in contatto con la stessa. Però attualmente diciamo che il quadro è abbastanza stabile, teniamo conto che non abbiamo avuto dipendenti o pazienti a cui è insorta una sintomatologia broncorespiratoria che ha fatto suscitare così l'idea di una positività. Continuiamo anche a svolgere questa attività su eventuali cittadini che afferiscono all'ospedale, che si presentano con una sintomatologia broncorespiratoria o con un eventuale contatto presunto reale con soggetti provenienti da o che loro stessi provengono da zone endemiche, si continua l'attività normale. Diciamo che il quadro in questo momento è abbastanza sotto controllo. Non abbassiamo la guardia, continuiamo a svolgere l'attività con la massima attenzione, seguiamo le direttive nazionali, regionali e aziendali in maniera pedissequa, c'è la massima attenzione da parte di tutti gli operatori sanitari e un livello di collaborazione importante, notevole da parte di tutti, quindi sono fiducioso che per quanto riguarda l'ospedale di Sciacca la situazione potrebbe essere anche sotto controllo, spero di non dovermi ricredere. C'è una sufficiente disponibilità di tamponi in questo momento? Non tantissima, ma c'è. Rientriamo nel momento comunque di difficoltà di tutti gli ospedali ad approvvigionarsi, però non siamo in carenza. Per quanto riguarda l'attività delle sale operatorie, come vi siete organizzati? Ma secondo le direttive che sono pervenute, l'attività chirurgica è limitata agli interventi in urgenza, emergenza e interventi chirurgici programmati non differibili. Quindi Tutto il resto in questo momento, ma per direttive anche regionali, è sospeso.